un mese alla fine della regular season, 4 gare per credere ai propri obiettivi, i playoff nel caso di Trento e Tortona, appaiate in classifica e che aprono la 27esima giornata. Mune prova a lavorare per Biliga, hanno ottenuto il cambio alla fine, Alvitti va in fondo, molto aggressivo. Tabacate, ben sopra i 3,05 metri ancora una volta. Mentre qui rimane isolato Baldwin contro Wims. Andando a destra, il palleggio resta il tiro preferito di Kamal Baldwin. Alzando un po' anche l'intensità, questo è il tiro di Wims. Hub per Forrai, deciso, prende e spara. Sei da giocare nel primo tempo, Baldasso. Blocco cantonale di Zerini e tripla di Baldasso. Mi portano via la palla, poi Alvitti con un cambio di mano. Bravi i giocatori della Bertrand a non spendere un fallo. Strautis in transizione da tre. Rimane con lui, gli toglie la tripla, adesso Zerini contro Mooney, questo non è semplice per Zerini e infatti in più non riesce neanche a resistere, l'area è vuota. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo giocando, cercando di muovere la palla il più possibile, cercando di fare, di coprire bene la loro transizione, sono molto pericolosi, hanno molto talento e dobbiamo cercare di contenere la loro transizione e il loro talento. Assist di Mooney per Paul Biliga, due mani sopra il ferro e meno due contro Biliga. Dao supera Mooney all'ultimo istante, lo scarico per Tayson Thomas. Baldwin attacca e scarica. Tornato qui Nellis, altri minuti preziosi nel motore dell'inglese. Baldwin! Scarico di Hub per Alvitti, da tre! Il fallo di Strautis! Selezionato Wims, poi sale Baldasso, blocco Zerini e la palla di Baldasso arriva e Zerini schiaccia, grande esecuzione Bertram! Non arriva, è arrabbiato, attacca, scarica, Zerini, triangolo, Wims, gran bel tiro costruito dalla Bertram. Mooney, ancora, ancora, Derek Cook, ben sopra il ferro. Ross, adesso viene a prendersi il pallone lui stesso, gioca con Zerini, alla fine arresto e canestro. Tiro libero in arrivo per l'ex MVP della Serie A. Che accoppia Wims, non sono accoppiati bene. Alvitti sorprende Thomas. Fallo tecnico a Colby Ross per flopping. E c'è l'espulsione di Colby Ross. Raddoppio. Fa uscire la palla, parata di Forrai che va da Mooney, palla fatta saltare da Obasuan che va a segnare, il meno uno, palla persa, incredibile di Trento. Baldwin resta da solo con Baldasso per attaccarlo, mano sinistra, la preferita, Baldasso prova a resistere ma alla fine Baldwin lo buca. Stoppato da Biliga che cancella tutto. Attenzione, il canestro non è valido.
Niang tira ma non c'è tempo perché mette le due mani sulla palla. L'unica chance sarebbe stata un tocca una mano alla fine. Finisce 83-81 il successo della Dolomiti Energia. Penso che la nostra difesa non sia stata proprio eccelsa il primo tempo. Poi, parlando un po' insieme agli spettatori, ci abbiamo messo del nostro, ci siamo detti di essere più coesi e l'abbiamo fatto egregiamente.